Mi scrivete ok? Sì, a scatti. Forse a scatti dipende dalla connessione. Se non c'è una buona connessione, si sente a scatti. Penso possiamo Ok, allora iniziare. iniziamo. Buon pomeriggio a tutti, io sono Maela del Grammastro e sono un'insegnante di scienze del liceo Marconi di Pescara e insegno a tutte le classi di una sezione del liceo linguistico e a quattro classi del biennio del Liceo delle Scienze Umane ad indirizzo economico sociale. E, il progetto è un progetto che è stato finanziato dal Centro Comune di Ricerca della Commissione Europea nell'ambito di un progetto pilota del Parlamento Europeo. E il MOOC è stato preparato da European Schoolnet in collaborazione con Ecoris e Pierpol. Qual è lo scopo del progetto? Il progetto mira a sensibilizzare gli studenti che sono in tenera età sull'argomento del principio delle tre R e mira anche a far conoscere quali sono le tecnologie esistenti per sostituire l'uso degli animali nei test scientifici. Il progetto ha previsto lo sviluppo di sei attività di apprendimento per le scuole secondarie, per introdurre appunto nel curriculum scolastico i principi delle tre R. Questi sei scenari di apprendimento sono stati sviluppati da 12 insegnanti pilota di sei paesi, Malta, Spagna, Belgio, Portogallo, Italia e Turchia, e sono disponibili appunto per voi nel MOOC che è stato organizzato dalla European Schoolnet Academy. Che cosa significa? Per cosa stanno le tre R? Le tre R stanno per replacement, reduction e refinement. Replacement, cioè sostituzione, sostituire gli animali con altri metodi, con metodi alternativi dove sia possibile. Reduction, cioè riduzione del numero degli animali nella ricerca scientifica, andando a raffinare i progetti scientifici in modo tale da ottenere dei dati statisticamente significativi. Quindi curare la fase di progettazione in modo da non utilizzare né un numero troppo elevato di animali, quindi che risulta comunque inutile per ottenere un dato statisticamente significativo, né tantomeno utilizzare un numero di animali che sia insufficiente a rendere appunto il dato statisticamente significativo, perché in entrambi i casi si va ad utilizzare un numero di animali in modo inutile. E la terza R sta per refinement, cioè raffinatezza, andare a ridurre al minimo il disagio degli animali da laboratorio, andando a curare sia l'alloggiamento degli animali, prima, durante e dopo gli esperimenti, e andare anche a gestire meglio la progettazione dell'esperimento, cercando di ridurre al minimo appunto sia il dolore che lo stress dell'animale. Pausa. Sì, bene, saluto anch'io tutti quanti. Io sono Fausto Segni, insegno all'Istituto Secondario di Secondo Grado Mazzini, liceale, quindi di Vittoria, e in diversi indirizzi, dalle scienze umane sino a scienze applicate, per cui ho avuto modo di sperimentare il progetto con alunni che hanno curriculum molto differenti tra loro. Il progetto quindi ha degli obiettivi di apprendimento che possono essere, sono diversi e a secondo della tipologia di progetto scelto che vedremo tra poco, permette anche di calibrarlo in base al curriculum della classe in cui insegniamo. E, tra gli obiettivi di apprendimento chiaramente ne abbiamo alcuni legati al ruolo che gli animali svolgono nella società,
dove e come gli animali vengono sostituiti con possibili alternative. Scoprire come si sono evoluti i test degli animali nella storia e le opinioni che ci sono sull'utilizzo degli animali nella scienza, anche vedendolo in diversi contesti geografici. Questo, per esempio, consentirà di poter confrontarci anche con degli alunni che potrebbero essere di provenienza da altri paesi. Conoscere i principi delle tre R e di possibili profili professionali legati all'applicazione delle tre R e come vengono applicate le tre R e da chi sono praticate. Quindi qui possiamo avere una forte valenza orientativa che in Italia si esplica anche nel triennio finale, nei percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento. E quindi andare a contatto con appunto profili professionali attuali e ancora di più del prossimo futuro. Conoscere come l'Unione Europea protegge il benessere degli animali da laboratorio, tutta la parte legislativa, perché non dobbiamo scordarci che questo progetto e l'attività didattica che mettiamo in essere fa parte appunto di un progetto pilota del Parlamento Europeo. Scoprire nuovi metodi che consentano la ricerca senza sperimentazione sugli animali e i risultati scientifici ottenuti. Quindi vedere i reali metodi alternativi alla sperimentazione utilizzando animali da laboratorio e dove e come possono essere utilizzati i risultati scientifici nello stato attuale e verso i futuri prossimi traguardi. Migliorare l'organizzazione e la conduzione dei dibattiti in aula sul benessere degli animali, sulla sperimentazione sugli animali o su altri argomenti eticamente complessi. In diversi percorsi, ce n'è uno specifico che è dedicato al debate etico e chiaramente in particolare alla metodologia del dibattito legata all'utilizzo degli animali, al benessere animale. Scoprire nuovi modi per affinare le capacità del pensiero critico degli studenti attraverso attività di alfabetizzazione scientifica e dei media, esplorando argomenti come l'etica nella scienza, utilizzando molto quindi le risorse web, sia quelle che sono state messe a disposizione nei percorsi, sia quelle che durante le attività didattiche possono essere man mano messe a disposizione dal docente o trovate e messe in comunione dagli alunni. Tutto questo si esplica in questi sei scenari. Vai, Maela. Ok, allora gli scenari di apprendimento, quindi sono sei, e sono stati raggruppati in tre aree chiave principali, che sono il benessere degli animali, la scienza sostenibile e il pensiero critico. Gli scenari di apprendimento afferenti alla prima area chiave hanno come argomento appunto quello degli animali nella società e animali nelle scienze. Poi, per quanto riguarda l'area afferente alla scienza sostenibile, c'è l'argomento proprio delle tre R e quello delle scienze basate sull'uomo. Gli argomenti relativi all'ultima area chiave, che è quella del pensiero critico, sono il dibattito sulle emozioni e sui fatti e l'alfabetizzazione scientifica. Adesso li vediamo uno per uno in modo un pochettino più approfondito. Allora, per quanto riguarda il primo, afferente alla prima area chiave, ha come titolo Come la società usa e abusa degli animali. Questo scenario aiuta gli studenti a diventare consapevoli del fatto che gli animali vengono sì usati, ma spesso si fa un abuso degli animali nella nostra società e per la produzione di cibo e di vestiti e nelle tradizioni religiose e culturali, nei vari tipi di intrattenimento come negli zoo, nei circhi, eccetera, e anche in altre situazioni come per esempio il caso della pet therapy. Il secondo scenario di apprendimento ha come titolo Usare o non usare animali vivi nella scienza. E qua si affronta un po' più da vicino
l'argomento delle tre R, i principi delle tre R. I ragazzi si confronteranno con le diverse metodologie che vengono utilizzate in campo scientifico e rifletteranno quindi sulla necessità effettiva o meno di utilizzare gli animali vivi per la ricerca scientifica. Per quanto riguarda la seconda area chiave, che è quella della scienza sostenibile, il primo scenario di apprendimento che fa riferimento a quest'area è quello che è stato sviluppato proprio da me, da Fausto, e ha come titolo appunto Scienza sostenibile, le 3 R. E questo scenario è uno scenario, diciamo, già molto ampio, che comprende veramente tante attività, ma anche la caratteristica, e lo vedremo poi in seguito perché insomma lo vedremo in maniera più dettagliata, anche la possibilità l'insegnante di scegliere quali attività svolgere e quali no. In ogni caso lo scenario quindi porta alla definizione delle 3 R e alla conoscenza anche della parte legislativa sia europea che nazionale sull'uso degli animali nei laboratori sperimentali. E la cosa particolare di questo scenario di apprendimento è appunto che prevede l'incontro con un esperto. E l'altro scenario di apprendimento afferente alle scienze sostenibili ha come titolo Scienza basata sull'uomo, dove gli umani possono farlo da soli. E in questo caso lo scenario sfida l'idea che i test sugli animali siano inevitabili a causa della mancanza di metodi alternativi per svolgere ricerche e condurre dei test. Per cui in questo scenario vengono illustrati i metodi innovativi e la modalità con cui questi metodi vengono applicati. Per quanto riguarda invece l'area chiave del pensiero critico, il primo scenario di apprendimento ha come titolo Pensiero critico, emozioni contro fatti, e questo porta alla riflessione critica sul benessere degli animali che vengono utilizzati in campo scientifico. E il pensiero critico viene indotto appunto mediante, come diceva Fausto, la tecnica del debate, che ha come tema il benessere degli animali. In questo caso è stato anche creato un sito web fruibile per guidare sia la preparazione che l'organizzazione del debate. L'ultimo scenario di apprendimento ha come titolo Sperimentazione animale nell'alfabetizzazione scientifica e ha come obiettivo quello di comprendere la differenza tra quella che è la buona e la cattiva scienza, quindi andare anche un po' a scoprire i fake e permette agli alunni anche di acquisire delle conoscenze sui metodi di ricerca e sul benessere degli animali. Il bene, come sapete c'è il MOOC che è aperto sul sito di European School Net Academy e che è appunto già attivo dal 13 gennaio. E questo MOOC lo trovate al link che è appunto in questa slide, comunque potete benissimo ritrovarlo andando sul sito dell'EUNI. Per quanto riguarda il MOOC, che cosa possiamo dire? Innanzitutto è il focus chiaramente sulle 3 R e quindi portare, abbiamo detto prima, i nostri giovani a conoscere i principi delle 3 R, a trovarne applicazione e a venire a conoscenza quindi di quelle che possono essere definite una scienza sostenibile e a sviluppare quindi una buona scienza nel futuro, come è stato appena detto, discriminando la falsa scienza dalla scienza vera. E l'altra cosa importante è che si può venire a contatto pure a parte all'utilizzo di metodologie didattiche molto diverse tra di loro, anche a nuove professioni. Come abbiamo detto prima, essendo in una scuola secondaria di secondo grado, può avere una forte valenza orientativa. E il MOOC quindi proporrà molte idee ed esempi e un percorso guidato
e che può condurre quindi ad avere una conoscenza e delle competenze complete sui principi delle tre R e portare, come è stato innanzitutto da Maela, a sviluppare il pensiero critico, a capire la scienza, ad entrare nel profondo del meccanismo della scienza. Come vedremo dopo, sono utilizzate anche tantissime diverse metodologie didattiche, ad esempio quella della simulazione, che è uno degli aspetti fondamentali dei metodi alternativi. Quindi abbiamo detto il corso è iniziato il 13 di gennaio, ha una durata di 5 settimane e mezzo, le prime 4 sono destinate a proporre i moduli che saranno uno per settimana e quindi a guidare attraverso questo percorso di 4 settimane i docenti nella sperimentazione, nella conoscenza. L'ultima parte è rivolta a quella di realizzare l'attività che può portare alla presentazione di un nuovo scenario di apprendimento. Il corso a chi è rivolto? È rivolto non solo ai docenti di scienze e di biologia in particolare, come è evidente, ma è rivolto anche ai docenti della scuola secondaria di secondo grado che non sono afferenti alla disciplina scientifica. Così come è rivolto all'esterno, verso i portatori di interesse, verso il benessere animale e i decisori politici, con cui alcuni percorsi hanno appunto un rapporto perché porta i ragazzi ad avere rapporti sull'applicazione dei principi delle tre R proprio con queste categorie di persone. Quali sono gli obiettivi principali? Quindi, per esempio, venire a contatto con nuove professioni attuali nel campo, per esempio, delle biotecnologie o della bioinformatica che appunto danno la possibilità di avere davanti, far conoscere agli alunni e alle alunne nuove carriere professionali. Dopodiché vedere quali sono le prospettive e i limiti della ricerca nel campo medico e sanitario attraverso l'utilizzo di metodologie scientifiche che non siano utilizzando gli animali o comunque applicando le tre R. Identificare le false notizie, quindi avere una vera possibilità di conoscere la vera scienza e identificare quella che è appunto una cattiva scienza. Che sappiamo oggi non è così semplice proprio per l'utilizzo di internet non in maniera consapevole da parte dei nostri alunni. Poi andare a implementare dei percorsi che possano permettere di raccogliere dati e lavorare questi dati realizzando per esempio delle applicazioni anche grafiche. E un altro aspetto è quello relativo appunto al pensiero critico che trova anche un'espressione nel dibattito e nel dibattito che si lega a fatti, quindi evidenziando la realtà rispetto alle false notizie. E quindi questi sono gli aspetti principali del MOOC che, come abbiamo detto, è già attivo e che permette appunto fare uno dei sei percorsi o comunque anche di creare nuovi scenari di apprendimento da parte di ciascuno di noi. Andiamo a vedere le tre R e il percorso che è stato curato da me e da Maela. Il sommario ci dice che il focus è proprio legato alla conoscenza dei principi delle tre R. Diciamo che il percorso, lo vedremo dopo, è un percorso che permette di essere ampliato a seconda di come risponde la classe e degli obiettivi che si intendono raggiungere. Si innesta su un percorso, base. E appunto alcune
punti significativi sono quelli, per esempio, di vedere come i principi sono stati alla base dello sviluppo della legislazione europea, che è la legislazione europea sull'utilizzo degli animali in laboratori e per la sperimentazione, è una legislazione che è all'avanguardia a livello mondiale. Come altre aree del mondo si rivolgano verso questa legislazione per trarne degli esempi. Altro aspetto importante è quello dell'utilizzo dei metodi alternativi, quindi quali metodi alternativi sono attualmente utilizzati e per che utilizzo se ne può fare, e quali metodi alternativi sono in essere per essere sviluppati, e le relative professioni che adesso si legano. Tutto ciò quindi coinvolge diverse discipline, chiaramente la biologia, che è la materia cardine, le biotecnologie, abbiamo parlato di legislazione, quindi il diritto, l'inglese perché i percorsi possono essere strutturati e i materiali possono essere ricercati in lingua inglese o altre lingue, cittadinanza e costituzione perché abbiamo detto una forte valenza sulla crescita del cittadino. Il percorso, per esempio, ha molti punti di sviluppo del dibattito sull'etica nella scienza. Ancora molto importante, anche se non è riportato qui, ma l'abbiamo detto più volte, è quello che può essere utilizzato per sviluppare dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento. L'età degli studenti varia con il curriculum, però da 15 a 18 anni, quindi come vedete copre sicuramente dalla seconda all'ultima classe della scuola secondaria di secondo grado in Italia. E, chiaramente può essere attuato approfondendo o sviluppando determinati percorsi in maniera diversa a seconda della classe o degli indirizzi in cui si opera. I tempi di preparazione sono variabili in funzione appunto di questa modularità e flessibilità dei percorsi che possono essere attuati su questo delle 3R. Si va da un minimo di un'ora a un massimo di 4 ore e i tempi di insegnamento da un minimo di 4 ore a un massimo di 11 ore. È logico che se si intende approfondire determinati argomenti si può benissimo andare oltre. Se si intende sviluppare dei percorsi per le competenze trasversali e l'orientamento, è chiaro che si può andare oltre queste ore. Le risorse utilizzate sono i dispositivi personali, come i laptop, i tablet, i smartphone, quindi viene utilizzato il BIOD ad esempio, e sicuramente utile una LIM con connessione internet nell'aula. Dopodiché possono essere utilizzati anche i laboratori per quanto riguarda ad esempio le attività di simulazione. Penso possa proseguire Maela per il resto. Iniziamo con il guardare un attimo più da vicino il piano delle lezioni, del nostro scenario di apprendimento. Quello che abbiamo pensato di fare io e Fausto è di iniziare le attività con il sottoporre ai ragazzi un articolo che non sia un articolo prettamente scientifico, ma di argomento scientifico, però pubblicato su una rivista divulgativa, quale può essere nel nostro caso quello che abbiamo suggerito, un articolo del Corriere della Sera, un articolo relativo a una patologia che è l'artrosi e le nuove cure per l'artrosi. In questo articolo viene citato a un certo punto l'utilizzo degli animali da laboratorio. Si parte da questo articolo come spunto per poi suddividere i ragazzi in gruppo e far rispondere alle domande di un questionario che li aiutino a riflettere su alcune problematiche. Sono domande del tipo: secondo te è la stessa cosa utilizzare dei modelli animali o dei tessuti provenienti da un paziente da trattare per condurre degli esperimenti? Motiva la tua risposta. Ritieni che sia eticamente corretto usare qualsiasi tipo di animale per la sperimentazione o faresti delle distinzioni, cioè utilizzeresti questo animale ma questo altro animale no?
Ecco, questo questionario serve un po' per sollevare alcune problematiche e portare i ragazzi a riflettere su argomenti che magari prima su cui non avevano mai riflettuto. Dopo questa lezione iniziale, la seconda attività prevede il vedere un po' più da vicino, introdurre insomma il principio delle tre R. E abbiamo pensato di farlo proponendo la visione di uno o più video che appunto introducono il principio delle tre R e la possibilità di fare scienza senza esperimenti sugli animali, che in alcuni casi, come viene evidenziato dai video, risultano anche fallimentari. Dopo aver visionato appunto questi video, vengono utilizzati come risorsa per costruire insieme un Padlet, in cui i ragazzi possano definire meglio il significato di ciascuna R, del principio appunto delle tre R proposto da Russell e Barth nel 1959. Dopo questa lezione si passa alla conoscenza della parte legislativa. La parte legislativa, sia quella europea, quindi la direttiva del 2010, sia la modalità con cui questa legislazione è stata declinata poi sul territorio nazionale attraverso il decreto legislativo del 4 marzo del 2014. Questo abbiamo pensato di farlo attraverso una presentazione in PowerPoint che è allegata al nostro scenario di apprendimento e quindi disponibile da utilizzare da un insegnante. A questo segue una ricerca da fare sul web per portare i ragazzi a conoscere quali sono i principali centri, le istituzioni e i gruppi di lavoro che sono attivi, sul territorio sia europeo che nazionale nella promozione, nella disseminazione e nell'implementazione delle tre R. Questa è una ricerca che i ragazzi faranno in maniera autonoma, in modo da scoprire appunto i centri più importanti come l'ESVAM, che è una parte integrante del Joint Research Center, e, oppure CIRCOL, insomma i centri principali che appunto sono attivi nella promozione delle tre R. In particolare in Italia si può conoscere anche che ha un ruolo fondamentale il centro 3R, che è un centro interuniversitario che non ha una sede propria, ma è diciamo, formato dalla collaborazione di diversi laboratori 3R che afferiscono a differenti università. I membri sono appunto laboratori dell'Università di Genova, di Pisa, di Pavia, e anche il Politecnico di Torino e di Milano. E poi, sempre in Italia, c'è la possibilità appunto di scoprire l'esistenza di un gruppo di lavoro che è stato istituito proprio a giugno nel 2019 da parte del Ministero della Salute. Quindi anche in Italia si capisce come questo argomento del principio delle tre R sia un argomento abbastanza fervente, insomma. E una volta conosciuti i centri attivi sul territorio nazionale europeo, il passo successivo è quello di affrontare il discorso dei metodi alternativi. Questo abbiamo pensato di farlo attraverso una iniziale visione di alcuni video che introducono appunto l'esistenza di metodi in vitro e in silico alternativi all'uso degli animali negli esperimenti da laboratorio, e in seguito abbiamo pensato di far confrontare i ragazzi con degli articoli scientifici questa volta. Abbiamo pensato ad abstract presi da una rivista internazionale specifica del settore che è Journal Altex. Sono abstract relativi a lavori scientifici fatti sull'uso di metodi alternativi per appunto
sostituire l'utilizzo degli animali nel laboratorio, e i ragazzi, suddivisi in gruppi, affrontano, cercano appunto di comprendere questi studi che sono stati effettuati e riportano poi a tutta la classe quello che hanno scoperto. Quindi attraverso delle presentazioni in PowerPoint, ecco che quindi questo lavoro permette anche ai ragazzi di confrontarsi con la tecnologia, l'utilizzo della tecnologia a scuola. E Fausto, vuoi continuare? Sì, tra le attività che possono essere svolte ci sono quelle con attività di simulazione, attività di simulazione che possono essere condotte sia in aula attraverso l'utilizzo dei dispositivi personali che in un laboratorio informatico, utilizzando dei software che sono disponibili gratuitamente e che consentono ai ragazzi di testare come attraverso l'utilizzo della bioinformatica è possibile avere delle metodologie alternative all'utilizzo degli animali in laboratorio, per esempio per quanto riguarda la tossicità di determinate molecole. Sono attività che rientrano perfettamente nel curriculum del nostro di biologia. E, altra attività che viene effettuata è appunto quella della ricerca, in cui i ragazzi sono impegnati nella metodologia della ricerca, che può essere guidata o libera a dipendenza della risposta della classe, e quindi il docente avrà modo di utilizzare secondo la propria programmazione questa metodologia, che può condurre alla fine al dibattito etico, quindi a realizzare un'attività di debate secondo la struttura della metodologia del debate, che è svolto dai ragazzi la possibilità, secondo delle figure dei team che vengono organizzati, della giuria, delle altre figure che appunto rientrano nella metodologia del debate, di sviluppare il pensiero critico e di portare anche la parte di oratoria dei ragazzi a un livello che può essere significativo, ma soprattutto significativo è lo sviluppo del pensiero critico. Dopodiché è prevista la realizzazione di un questionario. Come vedremo e come è evidente, è molto importante il ruolo della didattica tra pari, quindi utilizzando una metodologia che porta anche i ragazzi stessi alla costruzione di questionari. Questionari che possono essere realizzati con metodologie diverse, con supporti diversi anche durante tutto il percorso. Quindi alla fine di ciascun modulo. Ma alla fine appunto viene realizzato un questionario che può essere utilizzato anche per la valutazione, e chiaramente un questionario può essere costruito da noi docenti. Uno degli aspetti significativi di questo percorso, abbiamo detto, è l'incontro con gli esperti, con gli stakeholders, con portatori di interessi, con i decisori politici. Quindi i ragazzi che hanno già sviluppato dei percorsi in cui hanno evidenziato gli aspetti etici, gli aspetti scientifici, le nuove professioni che vengono coinvolte, le prospettive di sviluppo dell'applicazione dei principi delle 3R nelle scienze, hanno modo di dibattere, stavolta non solo tra di loro, ma con degli esperti. Esperti che possono essere in Italia, per esempio, ricercatori e scienziati del gruppo di ricerca dei centri 3R, o possono essere, come abbiamo detto prima, anche decisori politici, per esempio possono essere parlamentari piuttosto che
parlamentari europei, o ancora, per esempio per parlare anche degli aspetti coinvolti dal punto di vista legislativo, che abbiamo visto una parte del modulo, anche con portatori di interessi che possono essere ad esempio delle associazioni animaliste piuttosto che l'ordine dei biologi o qualcos'altro. Per cui tutto ciò porta alla fine ad avere, volendo, anche l'aspetto valutativo. Valutativo che può essere sia di tipo sommativo che formativo. Nell'utilizzo delle diverse metodologie di valutazione, una è evidente che può essere utilizzata è quella di utilizzare diverse rubriche di valutazione in funzione della parte di percorso che viene sviluppato. Valutazione che chiaramente ha come obiettivo utile il miglioramento dei processi di apprendimento e soprattutto quello di verificare un miglioramento continuo del processo di insegnamento-apprendimento. Come detto, la valutazione formativa vede coinvolto molto l'attività tra pari, quindi sia la valutazione tra pari sia la revisione tra pari, che è un processo strutturato e che può fornire continui feedback reciproci sul proprio lavoro e quindi dare ai ragazzi gli strumenti per poter agire in maniera consapevole e sempre più strutturata. La valutazione quindi viene realizzata in diversi modi, con diverse metodologie, in modo continuo durante il percorso, a secondo degli obiettivi che si intendono raggiungere e le varie attività che vengono realizzate. Quindi il percorso è molto flessibile e abbiamo detto di tipo modulare, cioè man mano possono essere agganciati degli approfondimenti che conducono a nuovi obiettivi di apprendimento e a nuove attività proposte e metodologie da utilizzare. Penso che essendo arrivata alla valutazione, che come sapete è in ogni percorso didattico il momento conclusivo, siamo arrivati alla conclusione del nostro MOOC. Chiaramente se avete domande da fare siamo pronti a rispondere io e Maela. Certo. Dimmi, solo aggiungere, parla. Visto che abbiamo messo la slide dell'implementazione, quindi quello che abbiamo fatto noi nelle nostre classi, questa è la slide relativa alle mie classi. Io ho pensato di testare lo scenario di apprendimento in due diverse classi, un quarto liceo linguistico e un quinto liceo linguistico, perché comunque gli argomenti, le tematiche richiedevano già una certa conoscenza, quindi non sono tematiche da affrontare in un primo o in un secondo. E poi abbiamo avuto anche la possibilità di partecipare al workshop che si è tenuto a Roma il 31 di ottobre, che aveva come tema appunto il principio delle tre R per una visione comune, ed era un workshop proprio organizzato dal gruppo di lavoro italiano, quello a cui facevo riferimento prima, che è stato istituito a giugno. Era il primo tavolo di lavoro loro e siamo stati invitati perché dovete sapere che i componenti, i rappresentanti del centro 3R sono professori molto disponibili e sono molto entusiasti di questo progetto, del progetto dei 3R, perché appunto loro sono proprio impegnati nella divulgazione del principio delle 3R. Generalmente lo fanno in campo universitario, ma si stanno aprendo anche alla scuola secondaria, per cui sono stati molto disponibili sia nel fornire le risorse, sia appunto eventualmente sono aperti all'organizzazione di incontri con gli esperti.
come si fa riferimento nel nostro lavoro. E questo è stato uno degli esempi, appunto, il fatto di essere invitati a un tavolo di lavoro così importante organizzato presso il Ministero della Salute. E, in particolare il vice direttore del Centro 3R, che è la professoressa Anna Maria Bassi, è molto disponibile, sicuramente si viene contattata e appunto è disponibile a organizzare incontri nelle scuole. E, poi c'è la slide, no, finita, era l'ultima. E Di no, solito perché è potrei la versione aiutarti. 5. Infatti mancano le immagini delle attività che ho svolto, in particolare quelle del debate, che è stato molto interessante, fatto con i ragazzi, delle attività di simulazione. E, vabbè, perché nella versione 6, questa è la versione 5. E, i ragazzi Il momento delle però, volevo domande, concludere dicendo. sto leggendo delle slide. Ho già fatto la domanda ad Antoine perché non so se queste slide saranno poi disponibili, non so dire. Sicuramente, però, tutto il materiale del MOOC sarà a disposizione settimana per settimana. Riguardo a queste slide, non saprei io. Ho proprio chiesto ad Antoine, ma non ho avuto risposta. In qualunque Se avete caso altre io domande. metto. Io metto il mio indirizzo email nel caso qualcuno voglia ulteriori informazioni, è questo qui. Ah, certo, Se posso anche avete lasciare io il link. domande, esattamente. Bene, se Qualsiasi non ci sono cosa potete fare domande, riferimento. ai due indirizzi email che abbiamo messo. Penso che possiamo chiudere qua, quindi salutiamo tutti e buona serata. Anch'io. Vediamo un attimo se c'è Antoine. Antoine? Antoine? Yes. We're finished. Can you hear me? Yeah. Ok, we're finished. Okay. Thank Ok, you. someone asked Okay. me if it is possible having the slide.